Buonasera a tutte le persone che sono collegate. E, bene, sono molto contenta di presentare questo evento, diciamo, dell'autunno. Dopo la primavera abbiamo fatto qualche evento, adesso stiamo riprendendo con il primo evento, una presentazione appunto di questo testo importante. Ringrazio molto la collega Daniela Rebecchi, che appunto si è resa disponibile a si presentare con delle slide inizialmente questo testo appunto sui percorsi clinici della psicologia. Questo libro è molto importante perché ci aiuta a comprendere l'importanza di definire e di attuare nella pratica clinica interventi basati su appropriatezza, efficacia ed equità. Questi aspetti non sono solo importanti per i psicologi che lavorano nel servizio pubblico, ma anche per i psicologi che lavorano, psicologi, psicoterapeuti che lavorano fanno la libera professione. Perché? Perché oggi più che mai i nostri pazienti, clienti sono informati, sono consapevoli, vogliono conoscere costi, percorsi, efficacia degli interventi che noi proponiamo. Dunque, parlare di esiti nella nostra attività è molto importante rispetto naturalmente, come dicevo, ai nostri pazienti, ma anche utile per i direttori delle aziende nelle quali lavorano gli psicologi, per gli amministratori, insomma, più in generale per valorizzare e comunque promuovere la nostra professione e far comprendere veramente fino in fondo perché sono necessari, sono come stiamo facendo in questo periodo anche di pandemia, sensibilizzare autorità sanitarie e non proprio nella implementazione, nel potenziamento degli psicologi nel servizio pubblico. Naturalmente, l'attenzione ai percorsi clinici e ai metodi e agli strumenti degli psicologi è maggiormente garantita dove ci sono dei modelli, si seguono dei modelli organizzativi, gestionali, che sono garantiti soprattutto all'interno di strutture, unità operative di psicologia, che sappiamo quanto sono carenti, in particolare nel nostro territorio ligure. Tuttavia, non voglio, non è questo, diciamo, lo spazio per parlare di questi aspetti, ma naturalmente, ripeto, questo testo io ritengo che sia molto importante anche proprio per la nostra campagna di sensibilizzazione, anche per appunto far conoscere appunto i modelli organizzativi che possono dare veramente importanza alla nostra professione. Brevemente vi dico come operativamente come si svolgerà questo incontro. Allora, ci sarà appunto una breve presentazione della dottoressa Rebecchi, che approfitto per fare appunto per dire chi è una collega già direttrice di una struttura complessa di psicologia dell'ASL di Modena, membro della società di psicologia territoriale ospedaliera, la SIPSOT, e sarà durante, diciamo, dopo la sua presentazione, lei ci presenterà alcune slide esemplificative. Ci saranno gli interventi dei tre discussant che vedete collegati, abbiamo il professore Carlo Chiorvi, professore associato di psicometria all'Università di Genova, DISFOR. Poi abbiamo la dottoressa Mara Soriani, collega psicologa, psicoterapeuta, libera professionista, docente, didatta della Scuola di Scienze Cognitive di Genova, e la dottoressa Giuseppina Romeo, consigliera dell'Ordine dei Psicologi della Liguria, coordinatrice del Comitato di Pari Opportunità sempre dello stesso ordine e dirigente psicologa dell'azienda numero 3 genovese. Bene, io ho finito questa presentazione e quindi do la parola alla collega Daniela Rebecchi, che ringrazio ancora. Ok,
Allora, io prima di tutto ringrazio voi che avete accettato quindi la proposta di presentazione di questo libro. Ringrazio voi, nel senso che ringrazio ovviamente il Consiglio dell'Ordine e Discussant, uno perché credo che sia veramente un'opportunità e questo libro, dato che non è solo in Liguria, ma è stato portato come stimolo anche in altre regioni, sicuramente rappresenta, penso che possa rappresentare una ricchezza e un patrimonio per tutti i colleghi, sia del pubblico che del privato. Allora, cosa posso dirvi di questo libro? Intanto il libro devo ringraziare i colleghi. Io ho curato, nel senso che ho curato il libro, sono stata direttore di questo servizio dal libro è uscito ormai un anno, 2 anni fa, ed è tra Covid, non Covid e cambiamenti, è comunque un libro ancora chiesto e, come vi dicevo, da opportunità di stimolo. È stato curato, come vedete, nell'indice vedrete, è stato curato da tutti i colleghi dell'ASL di Modena. Quindi è un patrimonio, è una forza, una coesione di tutti i colleghi ed è una storia, è la fine ma l'inizio, nel senso che io attualmente sono in pensione, ma questo libro ha continuato ad esistere, cioè rappresenta la realtà dell'attività degli psicologi che è comunque in itinere, alcuni percorsi, alcune cose continuano ad essere, ad evolvere, a svilupparsi. Ma vediamo di capire come è nato e di che cosa si tratta, perché non è così scontato, appunto, presentandolo anche solo parlare di percorsi, tutti non è così scontato che i colleghi sappiano di che cosa si tratta. Come è nato questo libro? Questo libro è nato, diciamo così, da una richiesta, cioè in realtà noi era 20 anni come colleghi che continuavamo, abbiamo fatto una sfida, nel senso che volevamo raccontare, proprio portare sia agli utenti che ai colleghi che agli amministratori quello che era, chiamiamola in modo aziendale, però che non è aziendale, la produzione, quello che facevamo con la nostra utenza e coi colleghi, perché come sapete il lavoro all'interno delle ASL non è che solo a livello di utenti, singolo, coppia o gruppo, ma anche rispetto ai professionisti, agli altri professionisti. Quindi l'idea era quella, sollecitati da altri colleghi di altre aziende, di riportare, di scrivere quindi un qualcosa che fosse un patrimonio che non rimanesse chiuso nella sola ASL di Modena. Beh, comunque per i colleghi è stato che cosa? Come vedete, dare richiesta agli utenti, ai colleghi, agli amministratori di quello che si andava facendo. L'altra cosa per noi importante era come usciamo dagli nostri ambulatori per raccontare quel che facciamo, volevamo cercare quello che si chiama in termini tecnici un benchmarking, quindi un confronto con altri servizi, con altri centri, con altri professionisti, in modo da poter quindi confrontarsi, nel senso che sapevamo che il nostro era un prodotto contestualizzato. Quindi il testo che cosa vuol dare? Essere una risposta che è qualificata con un metodo strutturato e quindi vedere quello che all'interno quindi di una ASL i singoli colleghi vanno a fare, che operano e come operano. Allora, il servizio, intanto, sicuramente il servizio di psicologia è un servizio in cui, tanto per darvi quindi un'evidenza, non è un servizio chiuso, cioè è un servizio in cui i colleghi operano in tutte le unità operative, quindi nella neuropsichiatria, dentro la salute mentale, dentro il consultorio, quelli che sono i servizi previsti all'interno del territorio nazionale. Quello che puoi andare avanti con la diapositiva, che è sempre quella, non c'è la prima e dopo. Quindi quello che loro chiedevano è, scusate, ma salto, questo pezzo non me l'aspettavo di andare su e giù. Quindi niente, quello che si è tentato di fare è quello, come vedete, di strutturare questi percorsi che è proprio la clinica, basandola su quella che poi andremo a vedere, l'appropriatezza dell'intervento. Che cosa facciamo capire cos'è il percorso? Il percorso è: noi abbiamo un utente che entra su un qualsiasi problema di salute
E lo psicologo, da quello che può essere in qualsiasi parte dell'azienda che affronta quel problema in un servizio, risponde, diciamo, nello stesso modo o quasi. Ovviamente ognuno di noi aveva un approccio, può essere diverso, ma su quella linea i criteri di inclusione della persona, cioè ha le caratteristiche e criteri per entrare in un determinato trattamento, oppure in una determinata valutazione. Quindi, qual è questo percorso? Cioè, come vedremo, andremo a individuare tutte le fasi della valutazione, del percorso, dei criteri, se quello è servizio quindi giusto, oppure viene inviato ad altri servizi, qual è la tempistica utilizzata, quale generalmente le fasi del percorso e tutto il per e l'esito qual è, perché dopo, come vedremo, c'è cioè quello che abbiamo strutturato in, quindi in 10 anni di questo, di questa attività è stata anche la valutazione di esito delle terapie. Quindi una procedura che va da un'invalidazione sia del percorso con alcuni indicatori, ma anche dell'esito stesso dell'intervento. Se vai nella diapositiva dopo, ecco, qual è la differenza? Perché ritengo, uscendo un po' dall'ASL, ho cominciato anche a vedere quanto una metodologia di percorso, o comunque parlare, come vedete, di appropriatezza dell'intervento in riferimento alle linee guida, all'evidence base, non sia solo un problema del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi questi percorsi che vi ho detto prima sono sicuramente strutturati, e questa è l'opportunità e credo il valore aggiunto, sulla base della letteratura basata sull'evidenza contestualizzata, attenzione, nel servizio e in quel territorio. Prodotto quindi che abbiamo, come visto, omogeneo. A quel punto però qual è la differenza tra sistema sanitario e liberi professionisti? Noi nel sistema sanitario nazionale abbiamo che cosa? Io vi ho portato solo le due linee, se vai avanti, nella diapositiva, due che sono le, uno sono le leggi relative ai livelli essenziali d'assistenza, il DPCM, oddio, DPCM oggi ci apre tanti file, ma questo è un DPCM in cui vengono evidenziati quindi i livelli, che cosa sono i livelli essenziali d'assistenza? Cioè ciò che il sistema sanitario nazionale, quindi col contributo di tutti i cittadini, definisce quali sono le attività, i servizi e le prestazioni necessarie, appropriate e che devono essere uniformemente garantite. Questo è quello che dice il decreto. Nello specifico, questo decreto, che non è, cioè del 2017, elenca quelle che sono le assistenze, quella che voi vedete, è quella che deve essere garantita dal Sistema Sanitario Nazionale per quanto riguarda la psicologia. Quindi l'assistenza sociosanitaria rivolta alle donne, ai minori, alle coppie, ai minori in ambito neuropsichiatrico, ai disturbi mentali, disabilità, dipendenze patologiche, come vedete, la neuropsichiatria, le dipendenze patologiche, il consultorio, ma anche l'assistenza nelle residenze, anche l'assistenza a cure palliative o malattie croniche. Sulle malattie croniche, quindi ci dice la cosa importante, al di là di individuare il target, ok, quindi della popolazione, anche però ci dice quale cosa, che devono essere appropriate e uniformi. Ancora, l'ultimo Piano Nazionale Cronicità del 2016, apporta un altro valore aggiunto per quelli che sono i professionisti del Sistema Sanitario Nazionale. Quindi per la psicologia chiede che di fronte alle malattie croniche il Ministero ci dice l'approccio, questo è solo il piano nazionale, deve essere interdisciplinare e multidisciplinare. Quindi lo psicologo, se lavora e opera su queste malattie, deve, ma anche poi nelle precedenti con altre leggi, anche negli altri disturbi, lavorare in un approccio interdisciplinare e multidisciplinare. A me in questo momento, se pensiamo ai disturbi, le linee guida sui disturbi alimentari dicono che si può essere appropriato l'intervento se è un intervento multiprofessionale. Ok, qui parliamo delle malattie croniche, ma volevo fare riferimento a quante altre linee guida ci chiedono di operare nella multidisciplinarietà e nella multiprofessionalità. Ci chiede di lavorare quindi il più possibile sulle evidenze scientifiche. E questo, se volete, è estremamente importante per chi opera sia nel pubblico che nel privato. Fino a poco tempo fa nessuno ce l'aveva, cioè ognuno lavorava nel proprio servizio, chiuso nel proprio ambulatorio,
E sicuramente o era lui formato, collegato a delle società scientifiche, era lui personalmente, se no quello che mancava era non sono, sto pensando a tanti colleghi che dicevano a proposito del passato, quello che faccio funziona e quindi continuo a farlo. Ok? Questo è, se volete, la differenza di quello che ci porta queste normative, ma poi vedremo anche la letteratura scientifica, a qual è la nuova risposta che come professionisti dovremmo, a favore del cittadino, essendo nel sistema sanitario nazionale, ma anche risposta al singolo utente, dovremmo cominciare a indirizzarci. Ancora, vabbè, fa vedere quanto, andiamo all'ultimo, è quanto quindi l'intervento sia, scusa, torno indietro l'ultima frase, quindi sia valutata l'attuazione del percorso mediante cosa chiede. Quello che chiede anche in queste linee guida sottovaluta l'importanza della valutazione con degli indicatori, ma comunque l'importanza di valutare l'esito, il processo e l'esito, sia per coinvolgere l'utente, sia per l'utente stesso che lo chiede, ma come abbiamo visto anche di fronte ai colleghi, a fronte dei colleghi e ai nostri amministratori. Avanti nel privato, se questo è il pubblico, quindi noi siamo, a parte il codice deontologico, c'è tutta un'altra normativa ampia, quindi nel pubblico siamo in un servizio pubblico, abbiamo quindi un dovere come dei professionisti, delle figure che rispondono a un'istituzione pubblica, ma nella libera professione. E questo è l'altro, credo, pezzo importante per chi opera nella libera professione. Vai, scendi le diapositive. Oggi, sempre più importante, cosa ci troviamo? E l'abbiamo visto col Covid. Cioè, i cittadini oggi chiedono nuovi bisogni di salute. Cioè avanzano la loro sofferenza, la psicoterapia, cioè la richiesta di un intervento psicologico oggi è stato visto dai dati di letteratura e dalle ricerche del campo, è richiesta molto di più a volte rispetto a una terapia farmacologica. Cioè il cittadino una volta si affacciava ai professionisti della salute mentale senza cogliere e richiedere che tipo di intervento. Ma oggi sempre di più abbiamo uno, una richiesta che avanza, quindi una progressiva domanda psicologica da parte dei cittadini, ma anche una maggiore crescita anche della cultura, come diceva prima la dottoressa Fiaschi prima, anche al privato, come nel pubblico, ti chiedono che tipo di offerta proponi, che tipo di percorso proponi, con che tempi, con che costi. Quindi, qual è l'efficacia dell'intervento che io vado, che tu mi proponi? Quindi, anche dall'utente che si rivolge a un'entità privata, c'è una richiesta che sempre di più sta avanzando. Vai nell'altra diapositiva. Quindi, il cittadino diventa più competente e più esigente, ok? Quindi, con una specializzazione e articolazione della domanda. E anche appunto sulla tipologia di prestazione. Quindi nel campo della salute mentale sta emergendo il peso delle preferenze delle persone, quindi come dicevamo prima, chiedendo un'appropriatezza dell'intervento. Quindi due mondi diversi, ma che in realtà hanno veramente, che non sono poi così diversi, ma da un lato abbiamo il cittadino e uno Stato, dall'altro c'è il cittadino comunque che si paga il suo percorso e chiede quindi delle appropriatezze. Avanti. Che cosa fa? Io qui entro più nel tema del libro, ok? Il libro era Che cosa fa lo psicologo clinico? Da dove siamo partiti? Una delle cose curiose su cui siamo partiti, servizio sanitario, cioè nel servizio di psicologia era partito a fine anni 90, 2000, anni 2000, con una 30-40 persone, oggi siamo, non lo dico, quasi un centinaio, sono nell'ASL. E quello che ci chiedevamo era proprio una sfida, cioè nel senso che la sfida era che cosa, non tanto ci dicevo, cosa fa lo psicologo? Spesso da parte delle direzioni era, ma sì, fa parlare, fa delle chiacchiere, ok? Quindi questa cosa ormai non era più una tra colleghi,
Oltretutto, dato che eravamo richiesti, perché è nato proprio con un coordinamento voluto dai direttori di distretto per rispondere alle diverse domande che provenivano dalla popolazione e dalle diverse istituzioni, quindi l'idea era che cosa poter dimostrare, portare ai nostri committenti, ai nostri utenti, amministratori, colleghi, dire che cosa produce lo psicologo, che cosa fa lo psicologo. Quindi cominciare con trasparenza a raccontare cosa facevamo e cosa qual era il nostro prodotto. Da lì sono quindi tolte, non si è, si è andati anche verso sempre di più a, erano gli anni in cui cominciavano a venire protocolli, linee guida, quindi sempre di più a mirare il nostro intervento andando a ricercare su quella disturbo, problema di salute sugli anziani. Qual è il trattamento degli anziani? Facciamo l'esempio. Quali sono le linee guida? Quindi un lavoro di ricerca sicuramente, voglio dire, gruppo, non il singolo. Ecco, la differenza era che avevamo dei coordinamenti in cui il gruppo di persone potevamo dividersi i compiti e andare a vedere quindi cosa dice l'APA sulle linee guida, l'American Psychology Association, cosa dice la NICE. Cosa dicono le linee canadesi? Cosa dicono le linee guida nazionali? Ok, su quello che è il nostro il problema da affrontare. Quindi, dalle linee guida ai protocolli che vorremmo dire erano troppo vincolanti, quindi a quel punto sempre di più protocolli declinati in linee guida al contesto locale. Ma quello che poi, come vedete nel libro, abbiamo definito sono, e quello che dice anche la normativa, ma anche tutta la letteratura in tema di qualità assistenziale, abbiamo cominciato a delineare per ogni patologia o problema clinico i più importanti all'interno dei servizi, qual era il miglior percorso clinico praticabile all'interno di quella organizzazione, basandosi ovviamente sulle linee guida e contestualizzandolo quindi agli utenti e al contesto in cui lavoravamo. Vai, procedi, che dopo facciamo degli esempi, così riuscite. Quindi il passaggio prioritario primo era che noi non abbiamo mai, saranno 20 anni, che non raccontiamo più quanti colloqui facciamo, quanti test facciamo. Ma l'obiettivo era quello quindi di cominciare a raccontare da quella valutazione, quel paziente, in base a quella valutazione, eccetera, il paziente ha quei criteri che possono essere appropriati per inserirsi in quello specifico percorso. O comunque, qual è quindi la psicoterapia? Ok, facciamo l'intervento di terapia, di psicoterapia individuale e gruppale, ma ha efficacia psicoterapia breve o deve essere integrata con lo psichiatra? Deve essere integrata con il servizio sanitario. Capisco che picchi non è dentro, è un lungo lavoro, ci abbiamo messo 20 anni. Ecco, questo è quello che vorrei comunicare. 20 anni di gruppi di lavoro, di coordinamenti in cui step by step andavamo a elaborare. Quindi, cosa sono i percorsi? Sono un'elaborazione sistematica di indicazioni basate sulle evidenze che ci sono, nel rispetto, diciamo, dei principi di appropriatezza. Hanno l'obiettivo, qual è? Assistono il clinico, cioè il vantaggio non è solo nel paziente, ma anche nello psicologo, perché in questo momento ho dei criteri, ho maggiore possibilità di prendere decisioni e questa decisione è evidence-based, ma è una decisione sulla base della letteratura. La famosa evidence-based medicine si formava proprio sulla letteratura scientifica, l'esperienza del clinico, ma anche i valori e le decisioni del paziente per prendere una decisione clinica. Andiamo avanti. Va bene, il valore aggiunto quindi qual è? Che grazie a questi percorsi che erano simili e omogenei, perché comunque la testistica è la stessa, il percorso è diverso, le sedute potevano essere anche il numero di sedute diversi. Non sempre così omologate, però ci permette di andare a valutare, di confrontare quello che accadeva facciamoli a Pavullo, che è verso la montagna, rispetto a quello che accadeva a Mirandola, che è verso la pianura e la bassa. Ma non solo, tranne a quello potevamo vedere quello che è il carico dei professionisti di lavoro, per cui per fare quello percorso ci servono 8 ore.
Quindi all'amministratore, se vuoi che rispondiamo a quel problema, a quella quota di popolazione, abbiamo bisogno di questo personale. L'utente quante ore ha, se me lo chiede, su per giù? Cioè, ovviamente sempre la media. E quindi ci permetteva poi alla fine anche, ci ha permesso di fare un attimo in alcune situazioni il calcolo dei costi. Più avanti. L'altro punto di forza che io qua tratterò velocemente, poi se volete è un punto su cui abbiamo pubblicato, stiamo pubblicando perché è veramente stato un valore aggiunto notevole, è stato che dal 2009 siamo riusciti a inserire dentro ai sistemi informativi sia dei servizi, cioè quindi non è solo della psicologia, ma dentro noi in tutti i servizi abbiamo, ma penso questo in tutte le regioni, un sistema informativo. Dentro sistema informativo e pseudo cartella clinica, e questo ci ha permesso di inserire un questionario di esito veloce, 34 domande, conosciuto ormai, tradotto in 25 lingue, che si chiama il sistema Coreom. Ve lo faccio vedere dopo, però nel libro c'è tutto, poi se volete vi do alcuni altri estremi, in cui siamo andati a fare una valutazione, la chiamano sistematica, rutinaria. Cioè io quando si vedeva un paziente, mentre mettevo il nome e cognome del paziente, la data e veniva fuori la tessera sanitaria e tutto quello, potevo permettere a questo utente di compilare queste 34 item e mi dava una valutazione pre- per poi rapportarla a fine intervento o metà intervento, la valutazione dell'effetto dell'attività, cioè della prestazione data a quel paziente. Questo cosa sicuramente vi ricordo che anche nel privato, ad esempio in questo caso citavamo la SIPSO, se voi andate nel sito della SIPSO c'è questo progetto che aiuta, che può permettere quindi aiutare anche i liberi professionisti nel poter mettere i dati, elaborare i dati, vi offrono questo servizio. Questo come SIPSO. Dentro nel servizio pubblico posso dirvi che ormai questo sistema di valutazione è in uso in diverse ASL e in diverse, non solo ASL dell'Emilia Romagna, ma anche in diverse regioni. Mi sono trovata ad alcune conferenze e convegni in cui ci siamo trovati a confrontarci sull'esito dell'intervento. Poi vedremo l'importanza. Scendi. Non è importante solo come esito dell'intervento, ma è proprio un valore aggiunto per cui tutti i colleghi di qualsiasi approccio, perché è transdiagnostico, quindi non è, lo usavano e viene utilizzato dagli psicodinamici, oltretutto è nato in ambito psicodinamico, usato dai sistemici perché c'è il core per la famiglia, è usato, è alla fine la valutazione per il core sulle giovani, sugli adolescenti. Ed è usato, quindi ci sono diversi, è una famiglia del Coreon, così definisce. Quello che cosa ci ha portato? Ci ha portato a vedere se l'intervento funziona o non funziona. Abbiamo visto che funziona, la psicoterapia è efficace, funziona, quindi e veniva portato questa efficacia. Che cosa si intende? Allora, nella valutazione di esito, la valutazione di questo questionario era su quattro ambiti, questo test, questo questionario va sul benessere, il rischio autoeterolesivo, la sintomatologia e i problemi. E a seconda dell'intervento, ormai sono dati già riportati in letteratura, vediamo che abbiamo dei livelli di miglioramento, di miglioramento, di guarigione che sono estremamente significativi. Poi ovviamente c'è una quota di peggiorati, ma che esiste dalla letteratura. Funziona in pratica, vuol dire si è visto quanto in Toscana il dottor Artico ha riportato una ricerca estremamente interessante dove vedeva invece non solo l'efficacia, ma l'efficienza. Cioè, su ad esempio disturbi d'ansia hanno fatto un gruppo di controllo tra una psicoterapia offerta da vari servizi e terapia gruppale. Si è visto che entrambi sono efficaci, ma l'efficienza, cioè nel senso che si raggiunge il risultato simile con le terapie gruppali. Questo è uno studio unico di recente che trovate sul libro del dottor Lazzari, un ultimo libro recente, Psiche e malattia del dottor Lazzari. Quindi dopo ti dice è efficace, quindi ne vale la pena. Puoi andare sull'altra slide?
Ecco, questo è, se non lo conoscete, però ci sono gli estremi nel libro e se andate nel sito della SIPSOT è il questionario, quindi questa è la prima pagina che vi ho fatto vedere come esempio, quindi 5-10 minuti, oltretutto si è visto che questo Core Home è stato validato perché di recente appunto mi sono interessata anche per la popolazione in Inghilterra ed è il gold standard dei questionari di esito che viene dal Regno Unito nel progetto delle ATP, ma è stato validato ed è validato anche fino all'età anziana, cioè quindi fino a 90 anni. Ci sono degli accorgimenti, ma viene fino a 90 anni. Qui io ve le scorro perché sennò troppo vado avanti. Queste slide, e lo trovate comunque nel libro, è un lavoro fatto dai colleghi. Colleghi, quindi di qualsiasi approccio, ricordo che questo questionario di esito ora viene applicato anche in alcuni centri privati, del nord e del sud, cioè abbiamo delle esperienze arrivate dalla Puglia, dal Lazio e dalle parti del nord Italia. Quindi ormai come un'organizzazione che dipende necessaria un'elaborazione dati, ma viene non solo applicato nel pubblico ma anche nel privato. Quello che vedete è un lavoro fatto con i colleghi, quindi dell'azienda, come vi dicevo, di qualsiasi approccio, perché è transdiagnostico e porta quanto il Core Home, dopo le prime resistenze di alcuni colleghi, in realtà c'è un valore aggiunto che continuano a farlo nella pratica. Aiuta nella restituzione, aiuta a prendere decisioni. Chiaro che non è l'unico strumento, ok? Quindi è uno strumento transdiagnostico, trasversale, permette il monitoraggio della terapia e aiuta anche nelle decisioni, perché nel momento in cui tu hai un raggiungimento, insieme al paziente vai a condividere, aumenta la consapevolezza del percorso fatto e quindi aiuta anche nel processo di dimissione col paziente. Vai. Altra cosa ancora, se scendi con le diapositive, nella gestione perché? Nella gestione, parlavamo prima, permette di capire nel momento in cui lo do un profilo di utenza che arriva a quella persona, a quel servizio. Cioè nel momento in cui io come dirigente si andava a vedere, si vedeva in quanto in quel servizio vado a definire sulla base dell'esito, della primo pre, che tipo di utenza ho, quanto è grave, quanto non è grave e quindi anche capire il carico di lavoro dello psicologo, verificare il drop out, la durata dei trattamenti e quindi ci permetteva poi di pianificare anche una valutazione non solo quantitativa, ma come vedete nelle aziende ci sono quelli che vengono chiamati gli audit che permettono una valutazione dopo qualitativa dell'attività svolta. Scendi. Ok. Torniamo dalla valutazione. La valutazione è un pezzo. Quello che è l'oggetto proprio, direi, più interessante di questo libro è stato andare a raccontare alcuni percorsi. E qui vorrei farvelo, però non in modo così teorico, cercando di darvi una parte pratica, così riuscite ad entrare. Allora, definizione dello scopo del percorso ed eventuale riferimento epidemiologico. Cosa succede? Sia dall'epidemiologia, dai dati che vengono da quel territorio, sappiamo che, ad esempio, in quel momento, per quanto riguardava la nostra realtà, avevamo dai dati di attività un numero enorme. Adesso prendo la step dell'ansia, ok? Nel caso dei disturbi di attacchi, molti disturbi d'ansia generalizzate e di attacchi di panico. Quindi l'idea cos'è stata? Andiamo a vedere qual è il problema, non riuscivamo a dare risposta. Quindi siamo andati in letteratura e cosa abbiamo trovato? Dalla letteratura e quindi dalle linee guida normative nazionali, però soprattutto dagli articoli scientifici, abbiamo evidenziato quanto, ad esempio, sempre in Inghilterra, era importante il modello Step and Care per l'ansia. Cos'è il modello Step? Io prendo questo, ma poi nel libro ne trovate tanti altri di percorsi e dopo vedremo che ve li elencherò. Siamo andati a cercare qual era il problema, quindi noi dovevamo ridurre le liste d'attesa, ridurre i costi, quindi dovevamo velocizzare l'intervento, ma come? Coinvolgendo l'utente e quindi l'idea è stata quella di cominciare a pensare
un percorso dedicato a pazienti a step sempre cominciando dal livello, dando il minimo indispensabile, vedere se con quel minimo il paziente a un follow-up riusciva con le proprie risorse, dopo un percorso breve, a migliorare, a guarire, nel qual caso veniva passato a uno step successivo. Qui i primi dati sono quelli di andare a identificare i criteri, come dicevamo prima, quindi una prima accoglienza e valutazione, età 19 anni, fare una buona diagnosi, i criteri di esclusione ovviamente erano quelli che andavano, che esclusione vuol dire che veniva messo in un altro percorso, esempio il signore che aveva disturbi di personalità non veniva messo in una step perché passava già al livello della psicoterapia. Quindi nel primo livello entrano quelli che avevano un determinato grado, una lieve intensità quindi dell'ansia, un esordio recente che comunque erano tanti, ok? Ed erano esclusi altri perché era messo in altri percorsi. Quindi viene definito anche qua il primo step è un counseling. Nel counseling vengono indicate man mano quello che viene fatto indicativamente nella fase del counseling, quindi come valutazione, come intervento più psicoeducativo, viene descritto, viene predisposto quindi la fine, il paziente su quelli entrati da un lavoro svolto abbiamo visto che il 50% con un esordio precoce risolveva con un follow-up successivo, risolveva il problema. Quindi a quel punto quelli che non lo risolvevano con un attacco di panico vengono poi portati alla psicoterapia di gruppo, nel qual caso non fosse sufficiente, passavano a una psicoterapia individuale. Che cosa porta questo? Questo chiaramente che cosa comporta? Poi ci sono utilizzati ovviamente tutti gli indicatori e le verifiche. Ovvio che creare questi percorsi, importante era anche poi creare una fare una formazione, perché non tutti i colleghi sono competenti, ma ci si divideva compiti e quindi le attività per permettere quindi la realizzazione di questo percorso. Chiaramente condiviso, perché è quello che diciamo prima, è vero del servizio, ma condiviso con i colleghi, col medico di medicina generale per gli accessi e con gli psichiatri per eventuali invii alla psichiatria. Andiamo quindi, vai avanti, quindi criteri di inclusione ed esclusione. Quindi venivano definiti incontri, gli obiettivi, quello che vi ho detto prima, e così tutta la progettazione dei diversi percorsi dall'infanzia agli anziani vedevano quindi queste fasi, l'individuazione del tema, la costruzione, il monitoraggio e la verifica, ovviamente del gruppo di lavoro dei colleghi che si dedicavano a quel tipo di percorso e intervento. Vai avanti. Che chiudiamo man mano. Ecco, queste sono le ore, come dicevo, per l'utente, le ore per il professionista, che trovate sempre nel libro. Vai avanti. Avanti. Questi sono gli indicatori e questi invece, ecco, al di là di quello che volevo vedere, nel libro sono stati indicati alcuni percorsi, generalmente erano i bisogni prioritari all'interno di un servizio. Per gli psicologi, nella neuropsichiatria, il problema dei disturbi d'apprendimento era un problema nel senso proprio di presa di valutazione dei disturbi d'apprendimento, quindi la richiesta di tutti i colleghi era di quelli, questi sono alcuni dei percorsi che sono stati più approfonditi, ovviamente. Il parent training nei disturbi del neurosviluppo, l'osservazione delle relazioni familiari per chi lavora nella psicosociale dei minori. Nell'altro problema erano i casi di disturbi d'ansia in infanzia e adolescenza ed è stato fatto questo trattamento gruppale, disturbi post-traumatici, andiamo avanti, la depressione che era per gli adolescenti e andando avanti trovate la depressione in gravidanza, un'altra esperienza che è unica, che è stata unica, direi adesso no perché è anche in altre realtà aziendali, è stata fatta una formazione all'interno dei consultori familiari con dei norvegesi e nei consultori familiari di Modena c'è un gruppo, cioè quei colleghi che si occupano del trattamento degli autori di violenza in ambito intrafamiliare e lì avete tutto il percorso e le valutazioni, la step su disturbi d'ansia, come vi ho detto, gioco d'azzardo, disturbi di personalità, istituto penitenziario, perché come ben sapete gli psicologi sono anche in carcere.
il cardiologia, il post chirurgico bariatrico e poi infine le demenze, che probabilmente non ci sono andate. Come vedete, percorsi che abbiamo cercato essere a ampio raggio nei servizi in cui allora avevamo. Chiudiamo, cioè vai avanti, ecco, qual è la differenza? Questo grafico riporta quello che in termini di programmazione sanitaria si chiama l'assistenza e il governo clinico. L'assistenza psicologica è un diritto per i cittadini. Questi sono i fattori che permettono ad arrivare alla qualità della cura. Nel servizio pubblico, come abbiamo visto e detto, è necessario esserci, ma non solo per la psicologia, questo riguarda tutta l'assistenza sanitaria. Quindi si dice che l'appropriatezza clinica, cioè io devo individuare quella che è quella procedura, tra parentesi, corretta o il più possibile corretta, il setting più adeguato per quella persona. Parlavamo prima dei disturbi alimentari, tanto per farvi un esempio, l'appropriatezza clinica non è lo psicoterapeuta che da solo, senza nutrizionista, senza altre figure, affronta il problema dell'anoressica. Esempio, la stessa cosa sui disturbi di personalità grave. Appropriatezza organizzativa, questo è tipico del servizio pubblico invece. L'appropriatezza organizzativa è che quando abbiamo cominciato questo lavoro, al consultorio, perché era il libero accesso, arrivavano tutti i disturbi di personalità. Non era indicato. Oppure, quindi, qual è quel setting, ma come non era indicato, perché serve, appunto, come dicevamo prima, non solo l'appropriatezza organizzativa, nel pubblico è quella prestazione è idonea e congruente rispetto a quel servizio? Ok. Ancora l'equità, nel senso che per il servizio pubblico è io che sto teoricamente, e oggi vediamo le differenze e col Covid questo prendiamo molto per mano, vediamolo tangibilmente ogni momento, equità. Cioè l'utente che abita in una zona di quella AS dovrebbe avere la stessa possibilità di averlo in un altro territorio della stessa AS, della stessa regione o della stessa teoricamente nazione. Partecipazione dei cittadini, e questa per noi è con gli altri servizi, efficacia, efficienza è quello che vi dicevo prima. Un intervento sanitario è efficace quando risponde agli esiti desiderati, efficacia mi porta meno risorse, impiego meno risorse, gli interventi possono essere efficaci, però con un tipo di intervento, facciamo l'esempio, le linee guida NAS ci dicono che per i disturbi sull'attacco di panico una terapia cognitivo-comportamentale è più efficace di una terapia sistemica. Questo ce lo dicono gli disturbi sull'evidenza. Quindi tutte le terapie, come ci dice l'APA, possono essere efficaci. Ci sono alcune terapie che sono più efficaci, ma io parlo della terapia, ma anche di valutazione. Prima abbiamo parlato delle tipologie di valutazione. Se questo accade nel pubblico privato, ultima diapositiva, nel privato, lavorando appunto in un centro clinico ora privato, dopo la pensione, mi dico, e perché no? Nella qualità della cura, anch'io, tenendo presente la richiesta del mio utente, devo avere un'appropriatezza clinica, organizzativa meno, però sicuramente non intesa come nel servizio pubblico, ma tornando sempre all'idea del disturbo alimentare, mi devo cercare comunque una rete di professionisti, dietista, psichiatra eventualmente, per poter rispondere al problema che quell'utente mi porta. E così anche efficacia, nel senso che l'accortezza dice, ok, io ti posso, sono efficace, il mio intervento durerà, ma probabilmente da un'altra parte, io sto pensando non l'attacco di panico, ma sui disturbi ossessivi compulsivi, quanti colleghi, a viceversa, uno scambio, se ho un adolescente con delle problematiche relazionali, è più facile che l'invio verso un terapeuta familiare, sistemico relazionale, per altri casi, casomai terapeuta cognitivo comportamentale, per altre situazioni lo psicodinamico. Quindi conoscere questa che è la letteratura di evidenza di quelli che sono i trattamenti non è più efficaci, non è solo da servizio pubblico, ma anche di ambito privato. Io qui mi fermerei perché tante sono le cose, ma credo di avere anche sforato tantissimo. Allora, grazie Daniela, avrei anche sforato, ma diciamo che ci voleva, perché in effetti sono tutte tematiche, argomenti molto
secondo me veramente molto molto utili e interessanti. Io adesso non so a chi dare la parola per primo come discussant, vi siete messi d'accordo? Oppure no, andiamo in ordine alfabetico? Cosa facciamo? Oppure non so chi vuole fare anche un commento così sull'immediato, insomma non lo so, decidete un po' voi, ecco. Chi vuole iniziare? Guarda, forse per cavalleria lascerei la parola alle due colleghe. Carlo, No, ma a parte gli sei scherzi, grande, sei anche perché grande. probabilmente poi il contenuto del mio intervento è forse un po' più tecnico, un po' più specifico. Magari le colleghe hanno delle considerazioni di carattere più generale che forse in prima battuta sono più appropriate. Va bene, dai. Allora andiamo in ordine, le colleghe, Giuseppina Romeo. Allora sì, mi aggancio, molte delle riflessioni che ho fatto sono state esposte in modo molto chiaro dalla dottoressa Rebecchi. Innanzitutto io sono qua per, diciamo, ho colto le suggestioni del testo concentrando la mia attenzione su quelli che sono i possibili percorsi clinici all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, questo per il mio ruolo. Devo dire che ho trovato questo testo non solo importante, ma anche necessario, proprio perché pone in evidenza una mentalità che è necessaria all'interno del sistema sanitario nazionale. E devo dire che l'aspetto più accattivante che ho trovato in questo libro è il fatto di non essersi tanto concentrato sulla risposta a quesiti clinici quanto su domande da porsi, tutte le volte che noi cerchiamo di dare una risposta a dei bisogni di salute psicologica, qualunque sia tra l'altro l'ambito clinico in cui noi ci stiamo muovendo o il progetto di cui ci stiamo occupando. E per questo motivo lo ritengo fortemente didattico, oltre che necessario, didattico per gli psicologi in formazione, perché l'idea di porsi le domande giuste, è alla base di qualsiasi operare clinico. Parlavo di domande da porsi in quel percorso che è solo nostro, degli psicologi che partendo, come diceva la dottoressa Rebecchi, dalla individuazione di un bisogno psicologico, poi passa attraverso la selezione degli utenti adatti a un determinato percorso, a un determinato progetto clinico, l'individuazione delle metodologie, la valutazione dei costi, la valutazione di sostenibilità, l'appropriatezza del nostro intervento, anche la valutazione degli esiti. Laddove, e mi è piaciuto molto, la distinzione che viene fatta tra ciò che noi facciamo in pratica e ciò che noi produciamo, il concetto di prodotto psicologico. Con questa esemplificazione che ho trovato molto chiara, i nostri colloqui, le sedute che facciamo sono una cosa diversa rispetto al livello di benessere che produciamo. Esattamente come i buchi che un falegname fa nel legno sono diversi dal tavolo che produce. E trovo che questo concetto di prodotto psicologico sia centrale e importante perché è antidoto all'autoreferenzialità e anche all'autocensura, che spesso è una grossa pecca della nostra professione di cui ci dobbiamo assolutamente, liberare. E laddove il prodotto psicologico risponde in termini chiari, viene espresso nel libro, alla domanda che cosa si porta a casa il nostro cliente, il nostro committente, il nostro paziente. E questo ovviamente porta direttamente, come espresso prima, al tema della valutazione degli esiti. Io non avevo in mente questo. La Commissione europea considera la valutazione degli esiti condizione necessaria in tutti i servizi. In tanti servizi non viene considerato, ma la Commissione europea l'ha definito come necessario, quindi questo lo dovremmo tenere presente. Mi è piaciuto il fatto che sia stato sottolineato che non è solo una questione etica e deontologica, ma anche una questione di corretta gestione dei servizi, la valutazione degli esiti, perché porta a ricadute virtuose,
non solo partendo dalla conoscenza maggiore del paziente, ma anche porta a definire il profilo del servizio, le azioni necessarie a livello formativo, una corretta gestione delle risorse umane. E mi è piaciuta molto anche l'esposizione del percorso guida, non c'è tempo di spiegarlo, del percorso guida per l'implementazione delle valutazioni degli esiti, come percorso possibile per quei servizi in cui le valutazioni degli esiti non fanno ancora parte della cultura. Ha già espresso la dottoressa il concetto molto chiaro di appropriatezza clinica, come procedura corretta per la persona giusta al momento più opportuno e nel setting più appropriato. E poi il concetto di, per me è stato interessante anche l'esemplificazione del concetto di appropriatezza organizzativa, laddove viene esemplificato quel percorso che porta da una segnalazione di utenti della salute mentale al servizio di psicologia per la psicoterapia. E non ho potuto non riflettere sul fatto che spesso quando i criteri di selezione dei pazienti per un intervento non sono appropriati, non sono saldi, sono estemporanei, rischiamo di fornire un intervento psicologico che è aspecifico, inappropriato e nella migliore delle ipotesi inutile, ecco. E soprattutto produce un grosso spreco di risorse. Ho trovato molto interessante l'insieme della descrizione dei percorsi clinici messi a punto e portati avanti nell'ASL di Modena, alcuni dei quali sono molto vicini al mio operare clinico, e anzi, questo libro va usato anche come libro di consultazione per quando si immaginano certi percorsi. Mi ha colpito da un lato il fatto che c'è uno schema preciso e riproducibile che però non sembra togliere nulla alla ricchezza anche alla creatività della costruzione di questi percorsi. L'impressione generale è proprio quella del fatto che non vengano sprecate risorse umane, che le risorse vengono tutte, anche e soprattutto nell'individuazione, mi è piaciuta molto l'individuazione dei criteri con cui si costruisce il gruppo di lavoro, che poi costruisce percorsi clinici in base alle competenze specifiche. E l'impressione è proprio che non vengano sprecate risorse umane, che le risorse umane vengono valorizzate, vengono implementate, possibilmente anche potenziate, però non vengono sprecate, non vengono usate in modo inadatto. Devo dire che ho fatto un po' fatica a immaginare nei contesti clinici del sistema sanitario, nei servizi pubblici che io conosco, il realizzarsi di tutte queste condizioni virtuose, un po' perché allora, l'abbiamo detto, l'ha detto la dottoressa Fiaschi, spesso non esistono servizi di psicologia, non può essere organizzata, non può essere messa a punto quella linea organizzativa a doppia matrice, orizzontale e verticale, con un pensiero psicologico che guida. Gli psicologi, laddove non c'è un servizio di psicologia, non possono essere messi in rete, quindi ci può essere, non c'è un'ottimizzazione delle risorse, spesso ci possono essere sovrapposizioni di interventi. Tuttavia, penso che questo libro sia molto importante per gli psicologi del servizio pubblico perché presenta questa mentalità, questa metodologia rigorosa, volta alla costruzione di percorsi clinici scientificamente fondati, non estemporanei, non autoreferenziali, non costruiti sulla base della propria formazione di base, e costantemente volti, lo ripeto, ad interrogarsi su ciò che si sta facendo. E questo per utilizzare anche in modo ottimale le poche risorse che abbiamo. E Sì, credo che sia importante. perdonami Giuseppe se ti interrompo, ma ho paura che non ci sia poi il tempo per Io dare parola concludo, ecco, era. Sì, agli altri discussant, perdonami, no, ma ho concluso, ecco. perché abbiamo ancora una mezz'oretta e abbiamo anche da raccogliere le domande che invito a fare, perché forse non l'ho detto all'inizio, chi è collegato
può formulare, oltre agli scassant, qualche domanda, magari anche sui contenuti del testo che ha espresso la dottoressa Rebecca e anche i commenti dei nostri scassant. Va bene, scusami, Giuseppina, ma no, non no, ma sapevo ho come. finito, tranquilla. Va bene, allora passo la parola a Mara Soliani. Grazie, grazie mille. Io sarò brevissima, proprio rapida, rapida, rapida. Grazie a Daniela per il libro che ci ha spiegato appunto oggi. Il suo linguaggio, sia all'interno del libro che anche nella spiegazione di oggi, mi fa sentire molto a casa, nel senso che ho avuto la fortuna di capitare fin da subito, quindi sia subito dopo la formazione, in un sistema all'interno di uno studio che funzionava in modo regolamentato. Che cosa significa? Che sentir parlare di valutazione di esito, di appropriatezza clinica, per me è stato fondamentale e fa parte un po' di quella che è la mia forma mentis. Quindi anche all'interno di quella che è sostanzialmente la mia pratica clinica privata, sono abituata a procedere per step e questo fin da quando mi sono approcciata sostanzialmente a questo tipo di lavoro. Quindi il paziente arriva, ha la sua richiesta, si fa una valutazione della domanda, si fa una valutazione, un assessment specifico. L'obiettivo dell'assessment specifico è proprio quello di fare non soltanto il punto della situazione, vedere quali sono i processi che il paziente mette in atto, la sintomatologia che lui riporta, ma anche poi delineare il percorso successivo e quindi anche la figura più idonea. Ecco. Quindi da qui pongo subito la domanda a Daniela. Io ho avuto la fortuna fin da subito di entrare in questa modalità, in questo modus operandi. Volevo chiederti invece quali sono e se li hai dei suggerimenti da dare ai giovani colleghi che escono dall'ambito universitario e che pertanto si trovano poi ad affrontare quelle che sono le sfide del mondo lavorativo, spesso distanti, proprio anche a livello di contenuti e di formazione, da quello che hanno appreso durante il loro percorso universitario, per così dire. E io ho terminato. Ok, io direi due o tre parole, cioè nel senso che mentre parlava Giuseppina mi veniva sempre da dire, ma beh, scusate, ma avete detto, ma cosa abbiamo fatto? Cioè che io ci penso, per noi ormai è la normalità, e una normalità che sappiamo che è da migliorare, ok? Perché arrivano i giovani, è il momento in cui noi vecchi andiamo in pensione, si sta cambiando la generazione, ok? Quindi ai giovani cosa? Ecco, quello che credo la parola è stata uscire dal proprio setting. Ok? Una, cominciare davvero a capire quello che si porta a casa l'utente da un certo punto di vista, quindi uscire dal setting e dire basta. Noi abbiamo, mi ricordo che c'era una prima slide che facevamo con una porta aperta di una stanza, cioè lo psicoterapeuta, lo psicologo esce, parla, comunica, racconta quello che fa. L'altra cosa è la curiosità e la sfida e capire di essere nel mondo, cioè curiosità e sfida. Mentre parlavi, Giuseppina, mi veniva in mente che i primi anni sulle demenze, sui caregiver delle demenze, c'erano alcuni colleghi che per il burden, per il carico di lavoro, quindi lo stress, applicavano la psicoterapia. Valutazione di esito, cosa trovavamo? Che lunghi interventi, ma l'efficacia, benessere, cosa si portava a casa? Il famoso benessere e la gestione del paziente non c'era. Allora, lì è la disponibilità, indipendentemente dall'approccio, di non chiuderti, ma cominciare a capire cosa non va, che non è il tuo approccio che non va, il tuo approccio non funziona, quel tipo di intervento non funziona perché quel paziente ha bisogno di altro. Allora, nel momento in cui ci mettiamo in un'ottica che posso andare a fare un corso, quindi l'altra cosa è ricordiamoci che noi ci autoformavamo, autoaggiornavamo, cioè al di là della formazione è cominciare, come si diceva, a creare un gruppo in cui ognuno ha un valore, ha una capacità, un'esperienza, quindi giovani è non chiudetevi nel vostro studio. Cioè, cominciate a lavorare in rete, che come abbiamo fatto in modo diverso significa che
chi ha determinata competenza l'avete sposato. Questo comincia a dare formazione un valore aggiunto, se secondo me non si andare a chiamare il super esperto che costa, ok? Quindi di sicuro, scusate, ok, questo è l'altro consiglio, cioè quindi curiosità, ampliare, mettersi in discussione, confrontarsi, sapere l'altro punto che la ricerca avanza. Cioè nel nostro settore sicuramente io sto pensando solo agli interventi che ho partecipato appunto alle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità per le linee guida della psicologia nel Covid, è lì cosa abbiamo fatto? La prima cosa è andare a studiare cosa hanno fatto i cinesi, cosa hanno fatto gli altri. Non è che il mio intervento, solo perché l'ho fatto in un paziente, funziona, ma cominciamo a cominciare a cercare, a mettere a disposizione e cominciare a sapere che non si è appunto onnipotenti ed autoreferenziali. Non so se questo è il messaggio ai giovani, ecco, sia che sia del pubblico che sia del privato. Lascio la parola a al professor Chiorri. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Allora, io ho ricevuto con piacere questo volume e mi fa piacere che finalmente ci sia un volume che in qualche modo possa costituire un po' un punto di riferimento per tutti quegli aspetti legati alla valutazione degli esiti dei trattamenti, che come Daniela probabilmente pensava, forse ci siamo anche incontrati un po' di anni fa all'SPR di Modena del 2008, in cui si parlava proprio di Core OM, di Core, eccetera. E in quell'epoca lì mi ricordo, io ho incontrato vari Mike Lambert, Chris Evans, che sono appunto fra gli autori di spicco, diciamo, per tutte queste votazioni di esito. E naturalmente poi anche in Italia, con il ritardo ovviamente legato al fatto che gli strumenti andavano tradotti e quindi poi andavano valutate le proprietà psicometriche, ho visto che poi si è cominciato ad utilizzare, infatti Daniela ci stava dicendo che non hanno cominciato l'anno scorso con questo tipo di strumenti. Quindi in qualche modo questo aspetto qui finalmente ci potrà aiutare a superare, diciamo, una valutazione che veniva fatta precedentemente in maniera, non so come dire, soggettiva, con case studies, con valutazioni fatte chissà come, certamente mancanti di sistematicità, soprattutto di oggettività, e dove tante volte magari anche i clinici tendevano un po' a scegliere le cose da raccontare per mostrare quanto ci avevano preso, perché facevano un po' come quello che, siccome non sa cogliere nel centro del bersaglio, prima tira la freccia nel bersaglio bianco e poi ci disegna attorno al bersaglio in modo tale che il centro sia proprio dove si è conficcata la stecca. Quindi mi fa molto piacere che ci sia questo libro e che sono stato lieto, come dicevo, di leggere. Proprio motivi, io mi sono concentrato sulla parte delle valutazioni e gli esiti, perché è quello appunto dove si affrontano le questioni di cui mi occupo io. Però una cosa che vorrei chiedere a Daniela, senza togliere ulteriore spazio e poi eventualmente anche gli interventi degli altri partecipanti. Nel frattempo abbiamo affrontato anche una rivoluzione tecnologica, perché mi ricordo, se ritorniamo al 2008, non c'erano gli smartphone, avevamo a fatica i telefoni cellulari. Adesso anche tramite la tecnologia c'è un modo per entrare o rimanere in contatto col paziente anche offline, nel senso non durante l'intervento. Per cui un certo tipo di valutazione di esito a questo punto potrebbe essere fatta anche con altri strumenti garantiti dalle moderne tecnologie. Quindi non so, sto pensando a quelle tecniche derivate dall'Experience Sampling Method del gruppo di XSMiali, che comunque anche mediante la tecnologia ci potrebbero permettere di ampliare il set di strumenti che uno psicologo può utilizzare nel monitoraggio del trattamento. Perché io sono contento che si parli di questo aspetto, di questi strumenti, non soltanto come quantificatori per mostrare alle persone: guardate quanto siamo stati bravi, prima questa persona con i sintomi era a 100, ora a 60 e quindi sta meglio, ma anche come supporto al terapeuta durante il suo lavoro. Quindi vorrei sapere se ha delle idee o se ha delle opinioni in merito rispetto all'utilizzo anche di nuove tecnologie, oltre degli strumenti dei quali parla nel libro. Allora, rispondo da servizio pubblico e da privato, ok? Dato che ho questa opportunità. Allora, nel servizio pubblico dal 2006, e devo dire perché c'è stato il coordinamento regionale e quindi Regione Emilia-Romagna,
Poi io, perché ero membro dell'SPR, ero proprio nel direttivo della Società per la Ricerca in Psicoterapia. Contemporaneamente, allora direttore del servizio di psicologia di Rimini era la dottoressa Mary Russo, che era stretta a collegamento con Francesco Reitano, che è stato il formatore che ha partito con la SIPSOP. Quindi abbiamo cominciato e in Regione Emilia-Romagna ci sono stati vari eventi in cui tutti gli psicologi della regione hanno fatto formazione sul coreo. Questo però che cosa ha portato? Che l'azienda di Modena è abbastanza tecnologica, quindi, come ti dicevo, nei sistemi informativi, cioè da noi entra il paziente, io fino entrava, gli giravo la tastiera e lui compilava l'item, ok? E a quel punto, alla fine di quello, mi arrivava l'esito con tutti i vari domini, quindi era cioè una roba che ti permette, che non era il calcolo a mano, ok? Quindi questo sicuramente è una delle cose che cioè devi avere anche dei contesti che te lo permettono. Nella nostra azienda, capi dipartimento, ma consultori ci tenevano ad avere informatizzato. Informatizzato quello, ma anche altri strumenti. Quindi sicuramente però si è sempre andati al core home, prima casomai da me, e questo è il pubblico. Nel pubblico oggi, grazie al coronavirus, so che fanno le terapie online quando c'è bisogno, cioè si sono addestrati, cioè sono ormai allenati. Dopo anche lì un lavoro di ricerca bibliografica, hanno fatto tutto un protocollo i colleghi questo ultimo periodo. Non siamo ancora a livello dell'Inghilterra, cioè quello che tu fai riferimento, dato che ancora sto lavorando con Evas, che ho incontrato via Skype la settimana scorsa, perché stiamo finendo di pubblicare la validazione del core Young Person, il core dagli 11 ai 17 anni, validazione italiana, che ha avuto dei problemi, perché si sta riscontrando che c'è un item che nelle popolazioni mediterranee, Spagna e Portogallo, non funziona rispetto ai nordici. Quindi c'è un problema, c'è stato. Non siamo ancora a quel livello nel pubblico, nel senso che se penso ai servizi inglesi, c'hai l'app, come per tante altre cose, quindi l'utente è lì che col suo cellulare può, ti fa il core 10, ti applica altri strumenti. Questo, devo dire, parlava prima Mara, so che si fa in alcuni centri clinici dove sicuramente la tecnologia è più avanzata, quindi il livello, cioè si sta portando avanti questa, però bisogna investire. Ecco, investire che secondo me è uno di quegli investimenti che ancora nel panorama italiano non siamo sull'investimento, purtroppo la sanità, guardiamo solo il discorso della terapia farmacologica e psicoterapia. Cioè io sono in un'azienda in cui ero in un'azienda in cui il capo dipartimento, che si chiama Starace, che ha fatto la premessa, è il primo psichiatra che dice: io voglio la psicoterapia perché qui funziona e non la terapia farmacologica. Tutta Italia non è uguale, quindi il problema è cominciare a creare la cultura della valutazione di esito, di capire che non è, perché ricordiamoci che i colleghi all'inizio erano titubanti, dietro la valutazione di esito c'è ancora il problema, io poi se non funziono vengo giudicato, come se si passasse non dal mio intervento, ma io come persona non funziono. Allora questo ti blocca ed è stata dopo, come dici tu, noi ogni budget facevamo vedere al direttore sanitario, al direttore generale, quanto comunque il nostro intervento guariva, migliorava e quindi tu hai la maggior parte dell'80% delle persone che si porta a casa qualcosa. Fatto questo, quando i colleghi hanno visto che comunque l'intervento funziona e non è un problema di giudizio, da lì ecco che lo utilizzi nella clinica e anche quelli che erano più resistenti della SIP, cioè degli psicanalisti, no? Che prima ti dicevano no, sono i primi, anzi sono quelli che la stanno usando nel servizio pubblico, con anche maggiore alleanza e collaborazione col paziente. Non so se ti ho risposto, però in parte, ma ok. Bene, io ridò la parola a Giuseppina perché non le ho fatto fare la domanda. Mi sento un po' in colpa. Allora, No, no. dai,
Vai, Non ti vai. preoccupare, in realtà le domande che io avevo preparato sono temi a cui ha già accennato la dottoressa Rebecchi. Prima riguardava come mantenere l'appropriatezza clinica e come poter costruire percorsi clinici sensati in situazioni particolari, come quelle emergenziali. Hai già accennato come quella che stiamo vivendo, nel senso che io ho l'impressione di un lavoro abbastanza metodico e pensato, ecco, però ci siamo trovati con dei bisogni psicologici che sono lievitati velocemente, ecco. Tuttavia tocca fare interventi appropriati e pensati. Ecco, quale può essere il suggerimento per mantenere questa mentalità in contesti di questo tipo? La base è il gruppo psicologo, cioè la psicologia nell'azienda. Allora, nel momento in cui hai una psicologia in un'azienda e hai la possibilità di gestire non tanto il personale, ma le competenze del personale presente in quell'azienda, ti posso dire che al di là del Covid a Modena noi eravamo allenate col terremoto, cioè il famoso 2012 è lì che abbiamo cominciato a capire cosa, c'è cioè un problema grosso, quali sono le competenze, chi ha le competenze o chi ha maggiori competenze, perché nel caso del Covid, cioè nel terremoto c'era chi aveva già fatto un terremoto, per esempio, ok, l'emergenza, ma nel caso del Covid nessuno è competente, cioè voglio dire, cominciamo ancora, ma non è che ci sono dei protocolli ancora, cioè non c'è evidenza. Quindi, anche perché non è ancora finito, abbiamo elementi in più, ma non da. E a questo punto l'idea è proprio di cominciare a dire, ed è quello il gruppo, cioè in questo caso è il gruppo che ha cominciato a individuare, io ti parlo del terremoto, ma anche nel Covid, le persone senza neanche strutturare. In alcune aziende c'è l'equipe dell'emergenza, ok? Allora, al di là dell'equipe dell'emergenza, c'erano alcuni colleghi che erano esperti, maggiormente sicuramente nel tema dell'emergenza. Chi era esperto comunque di MDR, perché nel caso dei professionisti, dei problemi sanitari, avevamo bisogno di determinate competenze. Chi era esperto maggiormente quindi di trauma, in ogni caso, indipendentemente dall'approccio, hanno cominciato, ma allora come adesso, a costruire un gruppo di lavoro e cominciare a fare le proposte di priorità di intervento. Ecco, ricordatevi però, è una cosa che mi va, credo che sia il punto veramente di sfida e vittoria, che tutte queste proposte, sia i percorsi, è proprio quello che tu dicevi prima, Giuseppina, non è stato chiuso e fatto dalla casa degli psicologi. Io credo che questo sia l'altro vantaggio, cioè ora di uscire, che non abbiamo niente da fare di meno, di più. Cioè di meno, siamo come gli altri professionisti, dei competenti, che nel momento in cui andiamo a leggere un bisogno, abbiamo i nostri strumenti per la lettura del bisogno, ma la comunichiamo agli altri professionisti. Cioè, questi che erano la lettura del bisogno, sia che sia del Covid, ma di tutti i percorsi, è bene, c'è questo problema, ok? Si discute con il gruppo dirigenziale dei colleghi del consultorio, si discute in equipe, si decide qual è sulla base di questo e questo, decidiamo anche insieme a voi qual è la priorità. Noi però dopo lo affrontiamo, la lettura del bisogno la facciamo insieme, io con le mie competenze, tu con le tue, dopo trovato quel bisogno prioritario, io dopo allora faccio l'appropriatezza in base ai miei strumenti, alla letteratura, quello che è il percorso più opportuno. Esempio Covid, solo il collega che diceva ascoltiamo, no, siamo dei professionisti, andiamo a cercare quali sono, dopo la lettura del bisogno, quali possono essere gli interventi da letteratura che possono essere la stabilizzazione, ci sta anche l'ascolto, attenti, non è che dico non c'è l'empatia, eccetera. Andiamo a vedere quali sono quelli che sono alcune tecniche di intervento che si sa da letteratura più efficaci, ecco gli operatori più competenti, i professionisti più competenti che ce le illustrano. Insieme definiamo quali che sono possibili e andiamo a validare, e andiamo a valutare. Quindi, ad esempio, nel Covid, una delle cose che abbiamo fatto era mettere due domande del PHQ e un'altra del GAD che sappiamo che ne bastano due senza dare
adesso c'è il professor Chiori che forse le conosce, e senza dare tutto il test, ma che ci permettevano di fare screening. Quindi inutile poi, quello poteva passare a una terapia o in lista d'attesa, ok? Una terapia al collega che era via Skype. Quindi un'organizzazione anche qua dove parte da un gruppo di professionisti, dalla condivisione con gli altri colleghi. Perché noi facevamo questo, casomai gli psichiatri facevano altro, casomai gli assistenti sociali facevano altro, perché c'è stato tutto il problema appunto della violenza, della trascuratezza, eccetera. Quindi l'idea è la sintonia e la coerenza in un servizio pubblico di la mia parte va insieme a quell'altra e condivisa con l'altra. E da lì il problema qual è? Che a quel punto lo psicologo viene cercato. Però deve uscire dalla stanza e confrontarsi senza sentire che l'altro deve cominciare a battagliare coi propri strumenti. Questa è stata, se volete, la sfida, e anche nel Covid abbiamo fatto, poi sono state fatte telefono subito come da tutte le altre parti, perché so che è stato fatto da tantissime parti, il telefono, le robe agli operatori, insomma, di fatto. Quindi interventi formativi sugli operatori e poi man mano un grande lavoro via online. Online dei gruppi, hanno fatto online i gruppi dei pazienti, chiaro anche qui l'azienda ha messo insieme, cioè ha dalla tecnologia anche l'azienda si è attrezzata. Non so se ti ho risposto, però no. Gli strumenti sono il clima, la collaborazione, la competenza, il confronto con gli altri e le valutazioni. Cioè non faccio, ho anche dei dati oggettivi, non solo soggettivi. Daniela, non so se posso, scusa, Daniela, non so se posso fare una domanda anch'io che mi è venuta un po' in mente quando parlavi così appunto attraverso diciamo, il confronto con i colleghi, ma anche con gli altri operatori, cioè il fatto di come dire, individuare tecniche anche specifiche rispetto ad una lettura di bisogni specifici. Questo mi viene da dire, così conoscendo un po', avendo lavorato anch'io comunque tanti anni nel servizio pubblico. Se avete comunque trovato difficoltà, tu hai parlato all'inizio di resistenze, e ti chiedo, le resistenze anche rispetto alla scelta, comunque alla rinuncia in qualche modo di utilizzare eventualmente le proprie tecniche, il proprio approccio in base proprio a quelle che sono le linee guida, no? Di efficacia, ecco, questo non ha, mi viene da dire, avrà comportato un certo tempo per in qualche modo fare, non so, mi viene a dire un po' il lutto quasi, no? Accettare fino in fondo che il proprio approccio, la propria tecnica per quel particolare paziente in quel momento poteva essere meno efficace. Non so se mi sono spiegata. Sì, no. Allora, in realtà, cioè, come abbiamo visto anche in altre ASL che hanno fatto valutazione di esito, non è che tu rinunci. Cioè, nel senso che chi lavora nel servizio pubblico, almeno per quello che conosco io, non è che attui proprio l'approccio pulito. Cioè, nel senso che arrivi sempre che comunque non puoi tenere un paziente 3 anni o 2 anni. Cioè, almeno da noi l'idea è sempre stata. Già dagli anni 90, mi ricordo, l'intervento deve essere, devi dare l'opportunità a tutti di avere un intervento, quindi dare un minimo. Questo come base, io so, in tutta la re nostra regione all'interno del servizio trattamentale, per cui dagli anni 90 mi ricordo che indipendentemente dai servizi ci si chiedeva chi è, quanti anni tenevi un paziente. Quindi l'idea è sempre stata che indipendentemente che l'approccio, adesso noi abbiamo soprattutto in genere sempre tre approcci, quello psicodinamico, ecco che non è quello psicanalista, quello cognitivo comportamentale e quello sistemico relazionale. Quindi le tre grandi aree dalle scuole di specializzazione che io ho visto che sono sempre arrivate, in generale poi si raccordavano in questi tre approcci. Quello che come servizio sicuramente abbiamo fatto è stato non che lo psicodinamico facesse la terapia cognitivo-comportamentale,
Cioè non è che al lutto l'abbandono, ma l'idea è sempre stata quella a comunque che anche nello psicodinamico posso fare delle psicoterapie brevi. Ok. Poi può esserci che in quel servizio, in quella, adesso sto pensando, in psichiatria, può essere che io ho visto il collega psicodinamico che non ha, in realtà era psicanalista, che di fronte al numero di richieste ha cominciato a ripensare, ad esempio, a una formulazione del suo intervento che era molto più consulenziale, con degli interventi brevi, cercando di offrire comunque una risposta qualificata, anche se breve, a quella tipologia di paziente. Poi però che cosa è? È sicuramente che se hai un gruppo di lavoro che non erano 8, ok? Ma hai questi percorsi per cui chi ha l'attacco di panico va nel percorso con quei colleghi che si sono fermati lì, chi ha un disturbo di personalità va da quei colleghi nelle grandi realtà. Se non hai la grande realtà è comunque un'azienda per cui noi avevamo centralizzato a distanza di 20-30 km in modo che la persona poteva, si sposta, ok, e comunque raggiunge il centro in cui poteva trovare quella tipologia di risposta. Per alcuni interventi, ti faccio l'esempio, le valutazioni fatte dalla tutela, cioè nel caso della tutela minori, dello psicosociale, del test di Losanna, che è una valutazione abbastanza impegnativa, era diventata centralizzata, si faceva solo alle persone, cioè agli utenti che erano più problematici, quindi non è che si facesse a tutti, ma quelli più problematici per dare la risposta a una valutazione al tribunale con la relazione venivano centralizzati uno per area geografica, cioè nel senso che l'azienda è grande, quindi si divideva, si facevano delle centralizzazioni di risposta, cioè la persona si spostava di 20 km, 30, ecco. Quindi l'idea è anche un'organizzazione in cui terapia familiare in cui i disturbi alimentari, ma altre, dove era visto che indicazioni era ormai, si faceva anche la restituzione all'inviante, se l'invio era stato opportuno, non opportuno, eccetera, erano centralizzate. L'azienda è 700-800 mila abitanti, una per area geografica, e quindi l'invio era all'equipe di terapia familiare, in cui c'era quel pomeriggio quegli operatori che facevano l'equipe familiare in risposta a tutti gli utenti, cioè non solo l'inviante era lo psicologo, poteva anche essere lo psichiatra, ok? Quindi una risposta il più possibile, quindi che era anche centralizzata. In questo modo potevi avere una risposta in cui la persona psicologo portava avanti anche il proprio approccio, cioè non era solo, cioè nel senso che si cercava quindi anche di poter valorizzare, come dicevo prima, le competenze. Poi è vero che poteva esserci, ma è così la nostra, cioè voglio dire, ancora il sistema sanitario o andiamo come ha fatto in Inghilterra, poi è vero che l'utente che casomai ha un disturbo ossessivo compulsivo, se va dal collega e abita in quella zona e lo psicologo è un terapeuta cognitivo comportamentale, fa prima. Se ha uno psicodinamico, ma così, se c'è un disturbo di personalità e casomai ho chi ha fatto Clark in psicologia dinamico, so che ho un valore aggiunto, cioè sappiamo che nella depressione ci può essere una prima scelta, una seconda scelta, ma sono altamente efficaci. Poi però vi posso anche dire che io gli ultimi anni, quando facevamo intervisioni tra di noi, man mano, a forza di lavorare in questo modo, io forse degli interventi nel pubblico ultimamente che fossero puliti con quell'approccio dopo 30 anni di intervento in cui hai formazioni che partecipano, cioè cominciano a diventare sporchi. Ecco, nel senso che ci poteva essere il collega psicodinamico che in forma diversa ti faceva quello che si fa l'ABC, voglio dire, in forma diversa. C'era quello cognitivo-comportamentale che casomai ti usava un'altra tecnica, cioè della serie che credo che con gli anni, lavorando in questo modo, cominci ad esserci non vi voglio dire una psicoterapia che è un po' sporca come protocollo, ma in alcuni momenti sì, ecco.
Poi però sta nel collega che quando non ce la fa può dire dammi una mano, aiutami oppure te lo invio. Cioè, Ma a me sembra chiedere. questo importante, capito Daniela? Che non mi sembra affatto scontato, cioè il fatto non tanto della pulizia, che mi rendo conto che non può esserci una purezza, ma il fatto di scegliere, come dire, di accettare in un'equipe di professionisti che ovviamente hanno una storia, un percorso, una formazione e anche un credo in qualche modo, perché se io scelgo un approccio è perché ci credo, perché mi piace, perché, come dire, sono in qualche modo ha una risonanza in me, no? Ma se cioè insomma, la rivoluzione sta proprio in questo, in avere un gruppo che comunque scegliendo non a caso, ma scegliendo delle linee guida, scegliendo evidentemente dei protocolli, sa che indirizza a seconda di quello che è l'intervento più efficace. A me questo sembra una cosa che non è affatto scontata e che credo richieda anche una certa, come dire, un certo tempo, ecco, di accettazione, almeno questa è una mia impressione, ma mi fermo Sì, qui, devo ecco. dirti che in alcuni percorsi, io sto vedendo uomini violenti o depressione, cioè hai cioè un intervento che l'importante è che tu vada a vedere determinate cose, cioè per quello che dico, che non è sempre possibile, perché se tu sei in un servizio che è in una città, l'altro collega che è un cognitivo comportamentale dall'altra, per cui non è che il paziente può. Quindi ci sono anche delle vie di mezzo, degli aggiustamenti ancora che sono da farsi. Ecco, l'importante è sapere in alcune situazioni che il mio non è un intervento elettivo, come si dice, ma che posso chiedere aiuto al collega, questa è l'altra cosa. O che pure, toh, se quella persona, cioè chi fa la libera professione, la posso inviare in libero, da un libera professionista dentro l'ASL. Cioè ci sono tante, voglio dire, le opportunità sono diverse. L'importante è la consapevolezza, ecco, secondo me. La consapevolezza di non tirare avanti delle persone per 2 anni senza arrivare a dire non so cosa si è portata a casa. Sia che sia nel pubblico o nel privato. Ecco, il tempo sarebbe scaduto, ma io, dato che è una domanda che ci è arrivata dal pubblico, mi sembra doveroso, come dire, proportala magari brevemente. Chiedo scusa agli altri se. Allora, questa domanda è che viene chiesto se questo modello che tu hai presentato è adottabile anche nel contesto privato. Mi sembra che qualche cosa tu abbia già accennato e neanche parlato forse Mara, però magari appunto una battuta anche su questo perché mi sembra importante, ecco, questa domanda. Sì, cioè nel senso che nel privato io credo che questo modello si possa adottare nel privato se il privato è un gruppo di lavoro, un centro clinico, cioè non è il singolo professionista. Cioè nel senso che ormai non siamo più dei tuttologi e lo dico, cioè voglio dire, la sottoscritta appunto ha una formazione sistemica, una formazione cognitivo-comportamentale, ha lavorato con tutti i servizi, con tanti colleghi. Ma non è, cioè voglio dire, io ho i miei ambiti in cui ho approfondito e porto avanti, voglio dire, psicoterapia. Se ho bisogno dentro al centro clinico dove lavoro, col paziente faccio un tot di valutazione, fatta la valutazione, vedo se io ho le competenze, facciamo l'esempio, valutazione, arriva una persona che ha un trauma e mi rendo conto che quello, grave border con un trauma. Perché io probabilmente non ne sono competente, quindi faccio la restituzione al paziente e dico: preferirei, se lei è d'accordo, e lo invio ad un'altra persona. Cioè, devo dire che quindi, oppure perché no, dentro a un centro clinico, l'importante, come diceva la dottoressa Soliani prima, l'importante e il cambiamento è: devo veramente capire qual è. Noi la chiamiamo la formulazione del caso, la concettualizzazione del caso. Allora, sia che sia sistemico, cognitivo, psicodinamico, posso avere da un lato un questionario come il Core-OM, che è trasversale, che mi fa vedere il benessere. Posso avere un'altra, una SCID trasversale, cioè posso fare una diagnosi a un paziente e contemporaneamente posso concettualizzare quel caso col mio approccio teorico.
ma restituirlo al paziente e vedere se in quel momento, nel momento in cui vado a vedere quel, ho le competenze o nel mio studio c'è un altro collega. Nulla vieta, come si dice, che posso fare un pezzo, il collega che fa l'MDR fa un altro pezzo, poi me lo restituisce. Oppure posso fare un individuale e poi perché no la border. In studio chi fa la mindfulness o chi sa fare la di gruppi della DBT. Quindi l'importanza è, adesso chiaro che vi passo ricchezza, quello che almeno anche agli studenti, quando erano a lavorare agli specializzandi, che intendevano aprire una libera professione, io credo che oggi non lo fa neanche il medico di base che sta da solo. Cioè, oggi nella nostra realtà siamo diventati specializzati. L'efficacia dell'intervento è una specializzazione. Quindi è vero che io posso essere col cuore, col mio approccio, ma oggi sempre di più arriviamo a una specializzazione che non deve essere però. Manca l'alleanza col paziente, attenzione, non sto parlando di una di quel tecnicismo che spesso viene tra parentesi confuso, però sicuramente devo diventare consapevole che io ho una parte e altri colleghi possono avere un'altra, ma come accade anche in ambito medico. Siamo una professione sanitaria e il balzo che oggi credo che sia, e questo penso che sia da fare, è che siamo una professione con delle basi scientifiche. Bene, guarda, grazie. Scusate se abbiamo sforato di 5 minuti, ma ne valeva la pena. Ringrazio veramente tutti i partecipanti, gli che hanno ascoltato, i relatori, e vi ricordo che il giorno 18 novembre, la sera del 18 novembre, ci sarà la presentazione di un altro libro che è La psiche tra salute e malattia di Davide Lazzari. Vi aspettiamo e buona serata e buona cena a tutti. Arrivederci. Grazie di tutti e grazie a voi. Grazie. Buona serata.